Buongiorno a tutti, spero che mi sentite. Volevo parlarvi di un fatto che... Buongiorno a tutti, allora, penso che adesso sia attivo il video. Volevo parlarvi di un fatto che è accaduto qualche giorno fa, poco più di una settimana fa. È apparso sul sito, di un ente pubblico, in questo caso il comune di Jesi, il comune della mia città. Un video di un assessore, di un amministratore pubblico di questa città, un video in cui si parla, in cui l'assessore parla di Immuni, la famosa app per il tracciamento dei contatti, eccetera, eccetera. Allora, l'assessore, che è un assessore, tra l'altro, l'assessore alla cultura. E che quindi ci si aspetti che sul sito del comune parli di cultura. Io capisco che dopo 8 anni di suo assessorato di cultura c'è poco da dire a Jesi, perché è stata poco più che azzerata, e mi permetta l'assessore questa critica, ma non è questo il punto. Lui si addentra in elucubrazioni, in dichiarazioni che a mio parere devono un attimo essere stigmatizzate e rimarcate, e a mio parere profondamente criticate. Allora, questo signore, dopo aver parlato di Immuni, dopo aver detto delle cose, dopo aver detto più in maniera più o meno superficiale, anche un po' parziale, come descritto un po' come funziona, funzionerebbe, tra l'altro, perché non è neanche detto che funzioni, visto certe trasmissioni che girano, che spiegano alcuni problemi che ci sono stati con questa applicazione. Comunque, diciamo, dopo aver spiegato più o meno a modo suo come secondo lui funziona questa applicazione, si permette di dire queste parole che vi ripeto testualmente. Allora, lui dice questo: alcune persone hanno scelto di non scaricare Immuni perché temono l'isolamento. Come sapete, quando uno risulta positivo con Immuni potrebbe arrivare ad essere isolato in isolamento fiduciario. Allora, dice questo. Bene, dal mio punto di vista, queste persone d'ora in poi devono tacere. Cioè, se hanno scelto di essere passive, hanno perso il diritto di esprimere un giudizio sulle misure di prevenzione, sulla chiusura e sul lockdown. Devono semplicemente aspettare lo svolgersi degli eventi e tacere. Questo dice l'assessore sul sito del comune. Altre persone, continua, invece, temono che Immuni invada la loro privacy. Significa che non si sono informate, hanno la possibilità di farlo. Se non lo fanno, anche loro devono tacere. Scegliete da che parte volete stare. Ecco, questa è la dichiarazione fatta su una pagina ufficiale istituzionale da parte di una figura pubblica e da un amministratore pubblico. Allora, io dico che nel 2020, quasi 2021, secondo la mia opinione, è già grave che qualcuno pensi anche lontanamente di che si possa in qualche modo limitare, reprimere il diritto di esprimere un'opinione. In generale, anche solo pensarlo è antistorico, è assurdo che ancora si pensi questa cosa. Va bene, figuriamoci se questo pensiero assurdo, che è contrario a principi fondamentali che stanno nella nostra Costituzione e nella Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo, venga espresso da una persona che svolge un incarico pubblico come un assessore. E figuriamoci quanto è grave che questa cosa venga resa pubblica e diffusa sulla pagina istituzionale di un'istituzione pubblica, come quella di un comune. No? Tra l'altro, non è neanche una condivisione del video dalla pagina personale di Putin, che sulla sua pagina personale magari può esprimere quello che vuole, ma è proprio un video pubblicato dalla pagina del comune. Allora, il diritto di opinione, caro assessore, il diritto di opinione, di manifestare liberamente il proprio pensiero, è universale e incoercibile. Noi nasciamo con attaccato addosso questo diritto, come se fosse la nostra pelle. Se lo devi mettere in testa questa cosa, se lo devi ricordare, perché lei è un assessore pubblico, è una figura pubblica. Figuriamoci se può essere questo diritto universale e incoercibile subordinato allo scaricamento di un'app, di un'applicazione che, tra l'altro, da quanto si risulta da alcune trasmissioni anche famose, no? Che abbiamo visto recentemente, pare che manco funzioni bene, no? Figuriamoci se può essere, questo diritto può essere tra l'altro subordinato
all'opinione di un assessore, diciamo, a mio parere, neanche un granché come assessore, mi permetta questa critica, come Putini. No, allora, io ricordo alcune cose. Facciamo un ripassino, Putini. Putini, facciamo un ripassino, veloce, veloce, eh? Lei dovrebbe sapere queste cose qui tutti i giorni, da quando si sveglia la mattina, la prima cosa dovrebbe sapere questo, poi essendo assessore alla cultura ancora di più. Allora, l'articolo 21 della Costituzione prevede che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o ogni altro mezzo di informazione. Questo lo prevede, non una leggina semplice, la Costituzione italiana, quella a cui tutti noi dobbiamo attenerci ogni volta che ci muoviamo, ogni volta che facciamo qualsiasi cosa, figuriamoci quando uno fa l'assessore. Ma poi, siccome siamo europei, no? Ci piace tanto l'Europa, no? Bene, nell'Europa c'è anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che l'articolo 10 ci dice: ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. E l'articolo 11 ci dice addirittura l'Europa ci dice questo: ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Questo dice la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E infine, l'ultimo ripassino, assessore, l'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che dice che ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione, e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e frontiera. Questo è il quadro anche istituzionale di diritto, se proprio non ci arrivavamo con il buon senso. Ok? Questo è il quadro in cui si muove una democrazia occidentale, come diciamo noi, una democrazia evoluta, come dovrebbe essere l'Italia, come dovrebbe essere anche Iesi, no? Perché ancora in Italia Iesi, no? Non mi sembra che sia, ne so, in Birmania o in altri paesi noti per essere sotto dittature, o no, ancora Iesi, in Italia, in Europa. Ecco, allora, io capisco, ripeto, che l'assessorato ormai c'è poco da dire dopo 8 anni, no? E capisco anche che queste dichiarazioni hanno poco a che vedere anche con la sua qualifica professionale di medico, no? Al limite, se poteva essere un informatico, magari avrebbe anche evitato, perché avrebbe conosciuto anche i problemi tecnici, no? Di che ci sono dietro all'applicazione. Ma queste dichiarazioni che lei fa a Butini sono gravi, a prescindere dal fatto che Immuni funzioni o no. Perché, ripeto, è impensabile, impensabile, figuriamoci, ancora di più indicibile, a mio parere, da parte dell'autorità pubblica, subordinare un diritto incoercibile ad alcunché. Tra l'altro, oggi chi non ha scaricato Immuni è perfettamente nella legittimità, cioè non c'è nessun obbligo di scaricarla, se proprio andiamo a vedere il dettaglio. Non c'è nessun obbligo. Se mai l'avvocato da pieni poteri, quello che fa il presidente del Consiglio, fa tra qualche settimana il 125esimo del PCM, no? E decidesse, non so, una notte, come ha fatto fino adesso, sempre di notte, di fare Immuni obbligatorio, di rendere Immuni obbligatoria, ci sarebbero delle disposizioni nel caso per regolarne il download, per regolarne gli eventuali inadempimenti, e nessuna di queste disposizioni potrà mai prevedere la cessazione di un diritto universale e costituzionale, potrà mai essere in contrasto con questo, no? Pure l'ultimo, che ne so, delinquente che sta qua nel nostro paese mantiene il diritto ad avere sempre e a poter esprimere sempre la sua opinione. Ha capito, assessore? Addirittura pure quelli mantengono questo diritto. Figuriamoci uno che non scarica un'applicazione. Persino lei, assessore, ce l'ha questo diritto di esprimere la sua opinione. Persino lei, anche se ha un'opinione che è divisiva, anche se è un'opinione che rischia di buttare benzina sul fuoco in un momento delicatissimo, con una tensione sociale che si taglia col coltello, che sta al limite, come le manifestazioni vediamo, e anche addirittura se potrebbe essere controproducente, perché se uno, perché anziché ricomporre in questo momento difficile di divisioni, anziché aiutare le persone a non farsi la guerra, rischia di ottenere l'effetto contrario. Rischia di polarizzare ancora di più le posizioni, rischia che se c'è qualche pazzo negazionista che dice che questo virus non esiste, no? Allora potrebbe anche, come lo chiamiamo, pazzi negazionisti, no? Li chiamano bene. Se ci fosse qualche pazzo negazionista, perché io fino adesso ne ho visti pochi,
anche di quelli contrari alle misure di lockdown, tutti dicono che c'è che il virus c'è, sono eventualmente contrari alla modalità con cui viene affrontata questa situazione. Su quello si può discutere, si può essere d'accordo o non d'accordo, ma diciamo che se ci fosse qualche pazzo negazionista che dice che cosa succede con dichiarazioni come queste, si radica ancora di più questa convinzione e magari adotta ancora di più comportamenti che potrebbero essere a rischio. Quindi addirittura si ottiene l'effetto controproducente un video del genere. Io chiedo semplicemente una cosa, chiedo che questo video, questa immondizia di video, politicamente parlando, venga almeno cancellata dalla pagina del Comune di Chiesi, dalla pagina istituzionale del Comune di Chiesi. Io chiedo questo, che una pagina del Comune, non, su una pagina di un Comune, di un'istituzione pubblica, non ci siano dei video che lancino messaggi che, per i motivi che ho detto, appaiono profondamente in contrasto con alcuni principi nazionali, costituzionali e addirittura sovranazionali. Chiedo questa semplice cosa. Chiedo anche all'assessore, l'invito a una riflessione, che forse non è il caso che una figura pubblica lanci questi messaggi in contrasto con questi principi fondamentali della Costituzione. Non lo so, mi sembra di buon senso che un assessore eviti di dire cose un po' in contrasto, un pochettino in contrasto con la Costituzione. Personalmente io scriverò una lettera al prefetto, perché non è intollerabile per me che sul sito del Comune di Chiesi ci sia una cosa del genere. Però l'ultima cosa che voglio dire, ma c'è ancora un'opposizione a Chiesi? C'è ancora un consiglio comunale? Io sono andato a vedere l'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. Non ho visto neanche un accenno, un'interrogazione, una mozione di richiamo, che ne so, una questione che venga posta, almeno in discussione, in dibattito sul consiglio comunale, che ricordo è il parlamentino, è il Parlamento della città. Nessuno, noi abbiamo gli antifascisti, i democratici che stanno all'opposizione, e nessuno, io non ho visto quasi niente su una dichiarazione del genere di un assessore, almeno per stigmatizzarla un attimo, per parlarne, per capire i motivi che hanno spinto una persona che fa l'assessore a dire un messaggio del genere su un sito del comune. Ecco, questa cosa qui io, boh, me l'aspettavo. Io ho fatto consigliere 5 anni, non avrei aspettato manco 20 secondi dopo quel video prima di presentare almeno un'interrogazione e portare la questione in discussione in consiglio comunale. Però evidentemente sarò esagerato io. Quindi, secondo me, questa cosa qui è una cosa molto grave. Io mi auguro che l'assessore riveda un attimino la sua comunicazione e che non si addentri in certe dichiarazioni che rischiano di essere pesanti, divisive e profondamente in contrasto con principi costituzionali. Grazie a tutti, buona giornata.